Comune, il comune di Solopaca che è inquadrato e questo è il MEG. Qui abbiamo Truocchio che è il presidente di quale associazione? Culture tipiche. Ecco, e avete diciamo il punto di ristoro da organizzare. Sì. Può dire un po' cosa Allora, il tema farete? quest'anno sarà il Sannio e saranno i prodotti tipici del Sannio, Sì. tra cui ci saranno i salumi nostri tipici, in particolare soppressata, ci sarà la pasta, un piatto fatto in sciurarielli che viene fatta con un soffritto di salsiccia e con vino aglianico. E poi c'è tutto quello che riguarda la brace, poi ci sta la famosa anvrennola che è il tarallo insomma famoso della zona del Sì, la Sannio di vostra Santa. associazione dove opera e dove opera poi? La nostra associazione Culture Tipiche in effetti cerca di valorizzare le culture, di conservarle e di In promuoverle che ambito? nell'ambito enogastronomico, nell'ambito culturale, nell'ambito storico, tutto quello che in E in che effetti. ambito territoriale? L'ambito territoriale maggiormente quest'anno è il Sannio e si proporrà il territorio in modo storico-geografico, appunto il Sannio, può essere l'Irpinia, tutte quelle culture che negli anni si sono giustificate da sole e hanno La portato i vostra nostri sede prodotti. immagino a Benevento, Sant'Agata dei Goti. Sant'Agata, quindi tutto il Sannio. Sì, quelli che sono, ma non tutti i prodotti naturalmente, quello che sono, ora ne presentiamo alcuni, in compagnia del vino che in effetti qui c'è anche la mostra delle cantine che propongono un percorso del Grazie, gusto. quanti stand saranno allestiti? Perché vedo che già sono parecchi palchi. Siamo sui 600 posti qua. 600 posti per ospiti, Sì, ospiti. diciamo, che si possono accogliere, Sì. ma i palchi con le pietanze tipiche quanti sono? Sono 15, allora, 14 delle cantine Sì. e poi c'è un altro stand insomma, che riguarda proprio tutti i prodotti tipici, dove ci sono tutti i salumi, ci sono vabbè, naturalmente i vini, ci sono i derivati della farina, in vrennole, taralli all'olio, taralli all'aglianico e taralli al vino Grazie, molto bianco. gentile. Lei cosa sa della storia di questo MEG, Museo In effetti questo è un dell'Enogastronomia del progetto, come si Sannio? vede anche dall'etichettatura, un progetto fatto tra la regione, i vari galli, insomma, forse prima il gallo non era Taburno, forse era Titerno, insomma, che hanno collaborato a questo progetto. Era proprio Non mi pare che ci sia stato il gallo nel progetto, è comune e provincia. comune e provincia, forse visto da qualche parte. E niente, questo riguarda appunto raccogliere tutte le informazioni del passato per quanto riguarda l'enogastronomia, perché Sì. l'enogastronomia non è solo il piatto messo a tavola, ma anche lavorazione del terreno, Appunto. anche portare i prodotti. Appunto, portare i prodotti tra le persone. Quindi Quindi la vostra associazione cosa augura a questa struttura di Solopaca? questa struttura secondo me è un punto forte di ricordo, di rinnovare la memoria storica delle tradizioni di questo territorio e quantomeno coinvolgere e comunicare con gli altri, Grazie, perché è la quindi cosa potrete importante. essere presenti anche voi in un futuro di valorizzazione di questa Sicuramente, struttura che sicuramente, si colloca, come sa, sì, nella perché Valle in Telesina. effetti è un ottimo punto per la promozione del territorio. Ok, Sant'Agata e Valle Telesina. E Valle Grazie Telesina. E il tante. Sannio, fa parte sempre del Sannio. E poi ci sono anche altri Sanni, magari limitrofi Sì, però il e Sannio è un un grande grande territorio, un recettore di grande territorio. cultura, di storia, Sì, 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 tradizioni sì, e sì, anche di sì. enogastronomia. Grazie tante, molto gentile.